Ciao a tutti, io sono Dina e oggi parliamo del City Tier System in Cina, ovvero la classificazione in fasce delle città cinesi. Molto spesso, infatti, quando si parla di mercato cinese, si fa riferimento a città di prima, seconda, terza fascia e così via. Si tratta di un sistema di classificazione delle città cinesi che le ripartisce in una gerarchia a seconda di diversi parametri. In sostanza, le città più popolose, sviluppate e influenti occupano le prime fasce, mentre quelle di dimensioni minori, con un costo della vita più basso e con un grande potenziale di crescita, le ultime. I principali parametri che vengono presi in considerazione sono la densità urbana, il livello amministrativo della città, la capacità di spesa media della popolazione e il PIL. Altri parametri che possono essere presi in considerazione sono lo sviluppo delle infrastrutture, la disponibilità di prodotti importati, lo stile di vita, la centralità della città come snodo logistico e il grado di internazionalizzazione. In alcuni casi si parla addirittura di città di seconda fascia e mezza, in altri casi di nuova prima fascia, indicando quelle che stanno attraversando uno sviluppo repentino e una maggiore apertura agli affari internazionali. Questo sistema fasce è stato creato principalmente per aiutare le aziende straniere a orientarsi nel mercato cinese ed è uno strumento utile agli analisti per studiare il comportamento dei consumatori, i trend e i livelli di spesa locali e guidare così gli investitori verso delle strategie adatte al target di riferimento. Possiamo dire che in realtà non esiste una vera e propria classificazione ufficiale. Infatti, diversi criteri di valutazione e diversi campioni di città prese a riferimento danno luogo a diverse classificazioni, più o meno stratificate. In via generale, possiamo dire che quelle più diffuse sono quelle che arrivano fino alla quarta, sesta fascia. Vediamo ora qualche esempio di città e prendiamo a riferimento la classificazione proposta dal South China Morning Post, che prevede quattro fasce. Tra le cosiddette città di prima fascia troviamo Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. Tra le città di seconda fascia invece troviamo, per esempio, Chengdu, Hangzhou, Xi'an, Qingdao, mentre quelle di terza fascia comprendono città come Urumqi, Lanzhou, Wenzhou e così via. Come si può evincere da questa immagine, è evidente come la maggior parte delle città di fascia più alta siano concentrate nelle zone costiere e orientali della Cina, quelle da cui è iniziata l'apertura del paese. In breve, questo sistema può risultare un po' riduttivo e arbitrario, ma chiarisce una realtà contro cui si scontrano molti investitori stranieri, ovvero che la Cina non può essere considerata un mercato omogeneo. Da tenere presente, ad esempio, che la maggior parte della popolazione urbana cinese vive in città di terza, quarta e quinta fascia, che pur essendo meno popolose, sono anche le più numerose e che qui i costi per le aziende straniere possono essere impattati dal fatto che i consumatori siano poco abituati a certi tipi di prodotti e richiedono quindi tempo ed educazione da parte dell'azienda. Va poi considerato che le città cinesi di seconda e terza fascia in particolare sono un mercato in espansione e con l'aumentare della classe media costituiscono delle interessanti opportunità di investimento. I costi sono infatti inferiori e c'è meno competizione rispetto alle città della prima fascia ormai sature. Basti vedere le diverse aziende internazionali che hanno targetizzato le città di seconda fascia per l'espansione del loro business, come il produttore di gelato belga Glacio, che dopo aver aperto una prima sede a Shanghai per gestire l'importazione del proprio gelato, si è espanso verso Chengdu, Chongqing e Ningbo attraverso dei partner locali. O per citare un'altra azienda più nota, basti guardare l'espansione di KFC, che ha targetizzato principalmente le capitali provinciali per aprire nuovi punti vendita. Su 10 KFC nella provincia del Gansu, per esempio, ben 9 sono a Lanzhou, cioè la capitale, e su 25 nello Sichuan, 17 sono a Chengdu. Insomma, una strategia di localizzazione è fondamentale in fase di entrata nel mercato cinese. Occorre capire prima dove si vuole vendere e di conseguenza a chi e in che modo. Spero che questo breve video vi sia stato utile a capire un po' meglio il sistema di classificazione delle città cinesi. Se è così, lasciateci un like. Per continuare a vedere i nostri video sul mercato cinese, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video e come sempre ci sentiamo nella nostra community Facebook Vendere in Cina. Zaijie!